Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del procuratore capo di Salerno Giuseppe Borrelli. Buonasera signor procuratore, come buonasera, sta? Buonasera, bene, grazie. Grazie per essere venuto da Salerno, non so come ringraziarla, sono mortificata e sono felicissima però dall'altra parte che lei mi abbia concesso questo onore. Signor procuratore, tante le cose di cui parlare con lei e mi affretto un po' per non appesantirla. Allora, la procura di Salerno ha aperto una nuova indagine sui magistrati del distretto di Catanzaro. Il processo si chiama imponimento, è in corso nell'aula bunker di Lamezia Terme. Io non oso chiederle nulla perché so che quando l'inchiesta è in corso non le chiedo niente. Le chiedo solo che sentimento prova, che cosa prova a dover giudicare, indagare colleghi. E io mi ricordo le famose frasi di quello Scopelliti, se lo ricordo, quel grande magistrato ucciso a 56 anni perché aveva rifiutato della proposta di corruzione. Diceva: il buon magistrato deve essere, e non lo trovo, nella sua solitudine, deve essere libero, onesto e coraggioso. Ecco, lei riesce ad esserlo o dopo i fatti di Palamara Mare ci si è quasi abituati? Allora, guardi, innanzitutto il processo imponimento in realtà è un processo che sta facendo la procura di Catanzaro. Ah. Diciamo, però ma questa io, è una nuova? Sì. Un'aggiunta? Insomma, sulle quelle che sono le nostre attività ancora in corso, evidentemente poi ho qualche difficoltà a parlarne. Diciamo no, però invece rispondo a quella che è l'altra sua domanda. Cioè, cosa si prova? Perché si prova evidentemente un sentimento di amarezza. Però a volte si prova anche un sentimento di incredulità, di vedere tutto sommato come la nostra categoria, che fino a 15 anni fa era, diciamo, i fatti delittuosi che la riguardavano erano veramente marginali, invece diciamo che vi è stata una caduta forte nell'etica dei comportamenti e purtroppo il mio osservatorio diciamo è un punto di vista privilegiato per verificare questo cambiamento di costume. Quindi in questo diciamo c'è un cambiamento rispetto al quale sostanzialmente poi le vicende insomma note, no? Che hanno riguardato l'ex CSM. Consigliere il CSM insomma rappresentano insomma, guardi, io credo questo, che la politica è lo specchio della società, va bene? E la magistratura è ugualmente lo specchio della società. Non può esistere una magistratura sana se la società non è sana. Perché i magistrati non sono altro. È un riflesso. Sì, ma guardi, perché i magistrati non sono altro che cittadini, vengono scelti, no? Tra i cittadini. Certo. Quindi non è che la magistratura è peggiore della società, né la società può essere migliore della politica. Insomma, questo è. E comunque si recupererà, perché come diceva il procuratore generale Riello, è stata una specie di pandemia della magistratura. Ecco, è un momento critico che però la giustizia e la magistratura sta cercando di risolvere con tanti provvedimenti, c'è la riforma Cartabia, insomma ci sono tante cose di cui discutere. Maxi inchiesta anche su corruzione e traffico di influenze, sono coinvolti imprenditori, avvocati, un generale della Guardia di Finanza in pensione ed anche un magistrato. Le ipotesi di reato sono corruzione in atti giudiziari e traffico di influenze in corso tra gli indagati. Che sono questi traffico di influenze? Di che si tratta? No, il traffico di influenze è un reato per comune, la un reato comune. Sì, un reato contro la pubblica amministrazione. Per la verità anche di nuova creazione. Che lei quando tanto tempo fa all'inizio pure si era, diciamo, proprio della pubblica. Sì, sì, mi sono occupato casi. Di reati contro la pubblica amministrazione. No, insomma, che ha preso il posto del millantato credito, cioè il traffico di influenze punisce le persone
che si mettono d'accordo, diciamo, tra di loro, sì, per appunto per trafficare, per cioè quelli che si vantano di avere amicizie, cose. Quello è il millantato credito, sì, che diciamo di per sé in Italia è stato abrogato come reato. Sì. Nel traffico di influenze è quando praticamente le persone si mettono d'accordo fra di loro per spendere, diciamo, influenze, diciamo, che si hanno a disposizione. Ecco. Cioè praticamente quando sostanzialmente, per esempio, si mette sul mercato, mettiamola in questi termini, non necessariamente dietro corrispettivo, ma quando si mette sul mercato, però sempre per procurarsi un profitto, quando si mette sul mercato la propria capacità di far avere ad altri dei vantaggi, ecco, mettiamola in questi termini così. In questo caso però nel nostro sistema viene punito sia chi mette sul mercato questa capacità, sia chi si avvale, diciamo, di questa messa a disposizione della capacità. Articolo 346 bis. Perfetto. È giusto. Allora, signor procuratore, abbiamo un po' tutti seguito il sindaco di Riace, quel fatto che è successo a Riace, che non si capisce bene se questo sindaco sia un po' pasticcione, come si dice, o sia un delinquente a capo di un'associazione che sfruttava, insomma, la questione la gestione dei migranti. Ecco, la magistratura l'ha giudicato un delinquente, nel senso a capo di questa delinquente che aveva commesso irregolarità. In effetti reati ne ha commessi tanti, però il fine era buono. Machiavelli diceva: il fine giustifica i mezzi. Invece in magistratura questo fatto non si contempla. No, in magistratura... Perché ha avuto 11 anni e pochi mesi. Allora, premesso che ovviamente noi non conosciamo ancora le motivazioni della sentenza, quindi non conosciamo nemmeno se questo fine positivo sia stato o meno riconosciuto, diciamo così. Perché sicuramente il fine rileva sotto il profilo delle attenuanti. Uno, per esempio, può aver commesso un fatto per particolari valori morali o sociali e in questo caso vi è un'attenuante che sembra non essere stata concessa. Non è stata riconosciuta. Sì, no, perlomeno, insomma. Però non è, molti l'hanno giudicata una sentenza un poco esagerata. Sì, guardi, io non lo so, perché io ho imparato a non... Ma questo lo dico... Lei che giudica ha imparato a non giudicare... No, io ho imparato a non far formarmi delle idee in questa materia. No, ma anche e soprattutto dalla lettura del giornale. Perché... Insomma, io parto da due premesse. Innanzitutto che il sindaco è stato condannato in primo grado da un tribunale, quindi insomma non da una singola persona ma da un collegio. Sì. Al tempo stesso, diciamo, va tenuto presente che in una fase precedente alla sentenza del tribunale, il tribunale per il riesame e la Corte di Cassazione avevano fortemente ridimensionato quelle che erano le accuse nei confronti di Lucano. Ora, noi non sappiamo, non possiamo sapere se poi questo quadro probatorio che era stato ritenuto insussistente si fosse arricchito, diciamo, successivamente, prima, fino appunto ad arrivare alla sentenza. Però, insomma, le cose stanno così. Io credo che bisogna leggere la sentenza, possibilmente leggerla per averne un'idea chiara e non vedere quello che ne scrivono altri. E poi bisogna aspettare i successivi gradi di giudizio. Analizzare bene la situazione, perché penso... da uno che dice io ho fatto del bene, a uno che poi viene condannato a 11 anni e pochi mesi, insomma ce ne passa. Quindi bisogna analizzare, come dice lei, meglio le cose come stanno. Signor Procuratore, la Procura di Salerno, diciamo ai nostri cittadini, chiede più controlli al porto. Lei dice non se ne può più al porto con il traffico di droga. Ormai è diventato centro di raccordo tra il Sud America e l'Europa. Ecco, io mi ricordo l'anno scorso ci fu una grande operazione, ecco, risalente al 2020, quando il porto di Salerno si trovava
erano 17 tonnellate, se lo ricorda, ne parlammo, 17 tonnellate di droga tra hashish e anfetamine. Ecco, che cosa chiede lei? Perché dice adesso basta, c'è bisogno di più controlli. Chi dovrebbe fare questi controlli? No, ma il problema del porto di Salerno è un problema veramente particolare, cioè nel senso che per esempio cioè è un porto che ha una vocazione commerciale in incremento, tant'è vero che recentemente è stato fatto per esempio un prolungamento della banchina, sì, proprio per consentire alle navi portacontainer più grandi di accedere al porto. Quindi insomma c'è una movimentazione commerciale sicuramente in aumento. Al tempo stesso vi è una carenza di strutture, per esempio non vi sono recinzioni adeguate, mancano scanner di ultima generazione per i container, insomma vi sono molte lacune nella vigilanza. Perciò chi deve intervenire principalmente? Devono intervenire, in primo luogo deve intervenire l'autorità portuale di Napoli, in secondo luogo devono intervenire le istituzioni chiaramente locali. Ora, noi abbiamo rilevato non solo traffici di droga, ma per esempio quello che è veramente inquietante nel porto di Salerno è che è una specie di terminal da cui partono spedizioni di rifiuti illegali per tutto il bacino del Mediterraneo. Questa è una cosa veramente grave. Ci sono stati governi di paesi mediterranei che sono entrati in crisi per i rifiuti spediti a Salerno. Insomma, noi stiamo, abbiamo per la verità auspicato un intervento spontaneo da parte delle istituzioni preposte a risolvere la situazione. Quindi è importantissimo sia per i rifiuti, certo, traffico illecito di rifiuti, traffico di droga. Per la ricettazione, perché praticamente vengono spediti container di motorini, cioè insomma una serie di situazioni che sono molto gravi. Vediamo, ora io auspico sempre che le istituzioni si muovano da sole e non per rincorrere le iniziative della magistratura. Dovrebbero essere autonome. Sì, infatti così. E questo è l'augurio che ci facciamo. Signor procuratore, ogni anno la droga, noi sappiamo che è il business per eccellenza della criminalità organizzata. Ecco, dovrebbe aiutare lei con la sua parola competente un po' i giovani a non entrare in questo tunnel, dal quale, io lo dico sempre, è molto difficile venirle fuori. Ogni anno c'è un tipo di droga. Un paio di anni fa c'era una droga, la droga di Hitler, l'anno scorso il nome di un narcotrafficante, oggi c'è questa G o GHB, che è ecstasy liquida, che è pericolosissima, unita all'alcol provoca il coma, e lo stesso se in grande quantità. È una droga che disinibisce, per cui si fanno violenze, naturalmente chi ci va di mezzo sono le donne che subiscono queste violenze, non sentono nulla, trovano addosso sul corpo ferite enormi e non sentono dolore perché sono sotto effetto di questa cosa. E i giovani sono bloccati e non riescono a fare più sesso senza, almeno una certa quantità di ragazzi, se non sollecitati da questa droga, che poi anticamente dice che era un anestetico. Ecco, come vogliamo invitare i giovani a non entrare in questo tunnel? Perché questo è veramente pericoloso, questo liquido, E beh, insomma, bisognerebbe far capire ai ragazzi che poi, vivere senza additivi è una cosa che può essere sicuramente spettacolare, no? Certo. Invece, voglio dire, utilizzare questi aiuti, oppure sì, questi aiuti sia nei confronti di altre persone, sia per se stessi, insomma è una cosa che lascia poi poca soddisfazione, no? Cioè, si diventa schiavi. Sì, assolutamente, ma poi o si fa le cose, la cosa fondamentale è che si
fanno le cose o senza pensare e quindi senza essere padroni. Coscienti. Sì, ma senza essere anche padroni e orgogliosi, no? Possibilmente di quello che si è fatto, o senza far pensare ad altri. Certo. Quindi senza avere, come dire, la consapevolezza di essere riusciti, come dire, in qualche maniera a imporsi, no? Diciamo, con quella che è la propria personalità nei confronti di altre persone, insomma. Io dico sempre ai giovani, la morale non cambia mai. Io sono una diversamente giovane e quindi non faccio testo, però non era meglio, anticamente ci si guardava, c'era il corteggiamento, una stretta di mano un po' particolare, uno sguardo un po' così, insomma era tutto diverso. Adesso si abusa, adesso non ci si presenta più, dice come ti chiami, come non, certo, ti chiami, si va diciamo direttamente a sesso e poi certamente uno si stufa e trova emozioni diverse. Ho letto, non mi ricordo, non so se questa è una cosa di Salerno, l'operazione Delizia, quello, certo, di un indagato, insomma uno che era ai domiciliari e si cantava per telefono con un suo amico. Aveva trovato il metodo per trasportare 800 grammi, mi pare, di droga attraverso l'ambulanza, è vero? Con l'ambulanza della Confraternita Misericordia. E c'era pure un dializzato. Insomma, è stata poi un'operazione messa su alla procura di Nocera e di DDA di Salerno. Avete messo sul campo 350 carabinieri. Sì, un'operazione, sì, grandissima, 56 persone arrestate, giro d'affari 5 milioni all'anno. Sì, sì. È stata un'operazione della Procura di Salerno che si è avvalsa anche di un sostituto procuratore di Nocera, perché la Procura di Nocera aveva iniziato le indagini, poi aveva dovuto... è un procuratore di Salerno che l'ha fatta. Sì, dove aveva dovuto trasmetterle perché erano di competenza della DDA, però noi abbiamo chiesto e ottenuto che il sostituto che aveva curato inizialmente le attività poi fosse affiancato alla collega di Salerno che le avrebbe ultimate. È stata una cosa grandissima, buona, perché oltretutto insomma ha evidenziato una possibilità di collaborazione tra gli uffici, insomma, che non si è sempre verificata dalle mie nuove parti, diciamo. Signor procuratore, con i suoi colleghi abbiamo parlato delle varie novità che riguardano la riforma Cartabia. Abbiamo parlato di prescrizione, ufficio del processo, presunzione di innocenza, rinvio a giudizio, limiti imposti dall'Europa alle intercettazioni. Dice, allora io di che parlo? C'è anche per lei questa domanda. Interruzioni e non più sospensione del processo nei confronti degli irreperibili. Sarebbero quei due percorsi, se sa di essere indagato la persona e quella che non sa, c'è un diverso trattamento. Sì, vabbè, ma questo voglio dire, sì, irreperibili ma non latitanti, diciamo, perché per i latitanti è prevista una disciplina diversa, diciamo. Quindi insomma c'è un problema, insomma, voglio dire, di tutela. La contumacia si è esaurita, si sì, è elevata. Cioè esiste solo l'assenza, diciamo, rileva solo la presenza o l'assenza. Certo. Diciamo, il soggetto, insomma, il problema è questo, il diritto europeo, va bene, attribuisce una particolare importanza, e come anche giusto che sia, alla conoscenza dell'imputato, da parte dell'imputato, dell'essere processato. Diciamo, perché evidentemente questa costituisce la premessa del suo diritto di difesa. Certo. Ora, insomma, la riforma sostanzialmente prevede che laddove il soggetto non sia reperibile, in qualche maniera, il processo, più che rimanere sospeso, venga definito con una vera e propria sentenza di, insomma, non luogo a procedere. Che poi può essere revocata laddove la persona venga ritrovata, perché una volta intervenuta la sentenza il pubblico ministero deve continuare a svolgere delle attività per pervenire all'individuazione di quella persona.
Cioè, il sistema è finalizzato essenzialmente ad evitare, cioè a smaltire quanto più possibile le carte dei tribunali. Cioè, si vuole evitare che, diciamo, determinati processi che sono destinati a non essere celebrati continuino però a intasare i ruoli dei tribunali e a intasare anche le cancellerie, perché comunque ogni udienza che si fissa c'è da fare una serie di adempimenti, di carte che si muovono e così via. Quindi a un certo punto il sistema dice: io mi fermo, dato che non lo posso processare, perché no, giustamente non posso processarlo, perché non, quello non approva, cioè non ho prova che l'indagato o l'imputato sanno di essere sotto processo e quindi non possono difendersi. Allora a questo punto, più che farsi una sospensione, il processo si definisce e poi eventualmente si riprende. Si riprende. Bisogna deflazionare i ruoli dei magistrati giudicanti. Questa è la premessa, la linea ispiratrice. Ho capito. Signor procuratore, la prescrizione, questa è la cosa che chiedo a tutti perché bisogna capirla bene. Dunque, la prescrizione è stata sempre la colpevole, si è sempre detto, dell'allungamento dei processi. E allora il Ministro della Giustizia ha messo mano la prima cosa su questo particolare della prescrizione. È stata, lo diciamo ai nostri telespettatori, la riforma Cartabia è stata approvata sia alla Camera che al Senato. I processi, dunque, se non finiscono entro 2 anni, per il secondo grado è 1 anno per la Cassazione, e diciamo il processo muore, si blocca. Non tutti sono d'accordo, perché molti magistrati dicono facciamo tanto per istruire un processo e poi si blocca a vantaggio di chi? Sempre della criminalità organizzata. C'è anche la possibilità che invece al contrario i processi vengano allungati, perché ci saranno tante impugnazioni nelle prove che vorranno evitare proprio la caduta di questo processo. Lei come la giudica questa cosa? Certamente è una luce. Guardi, io ho una... Però non risolve. Sì, no, io ho una posizione completamente differente, diciamo, da quella che è la posizione della, insomma, che leggo essere della maggioranza dei miei colleghi. Cioè, io sono estremamente favorevole alla riforma. Lei è favorevole, sì, che si faccia tronchi, sì, sì, così? Sono molto favorevole. E pensa che ci si faccia in questa tempistica? Credo che il problema non sia questo, credo che no. I problemi siano altri. Allora, mi faccia sapere. Allora, innanzitutto bisogna chiarire alcune cose. Bisogna chiarire che i processi di criminalità organizzata, che sono quelli che vengono considerati a rischio, no? Sì. Per effetto della... I grossi reati, diciamo così. Della riforma. Quello c'è una regole a parte, no? Sì, sì. Diciamo, i processi di criminalità organizzata hanno in appello dei termini di custodia cautelare che sono normalmente i 2 anni, raddoppiati, se raddoppiati. Bene, tutti i processi con detenuti vengono definiti regolarmente in appello entro i termini di custodia cautelare. Quindi non è assolutamente vero che nei termini di 2 anni un processo in appello non si possa fare. I processi vengono normalmente fatti anche in meno di 2 anni, diciamo, quando vengono opportunamente calendarizzati e quando le attività vengano efficacemente programmate. Poi voglio dire un'altra cosa. Cioè, voglio dire che, e questo insomma è una considerazione, qua si dice 2 anni non sono sufficienti per fare un processo. E quanti anni sono sufficienti per fare un processo? Ma lei ha visto a Napoli, la Corte d'Appello, sì, di Napoli. Un attimo. Allora, noi dobbiamo dire a un soggetto, a un cittadino, che è innocente, no? Magari pensa di essere innocente, magari lo è veramente. Oppure magari ha fatto un reato, ma non è neanche giusto che vada a scontare la sua pena dopo un tempo immemorabile, quando oramai certo. È un uomo completamente diverso. E non diventa allora, più giustizia. Allora, diciamo, a un cittadino dobbiamo dare una indicazione precisa. Diciamo che 2 anni è poco? Ok, quanto è il tempo sufficiente? 3? 4? 4, insomma, cominciano a diventare francamente un po' troppi, no? Cioè, lei immagina di pensare 4 anni, di poter stare 4 anni per la definizione sotto di un grado di giudizio?
E allora voglio dire, se 4 anni sono troppi e 3, insomma, tutto sommato, posso, insomma, la riforma sta là, non è che cambia molto. 2 anni per i reati comuni, 3 anni per i reati di criminalità organizzata. Diciamo, poi dico un'altra cosa. E, diciamo, io diciamo, sento che i magistrati, categoria alla quale mi onoro di appartenere, dicono, ah, non si può, bisogna, cioè, sembrerebbe che lascino intendere, pur di evitare che noi sprechiamo il nostro lavoro, insomma, bisogna anche accettare il costo che una persona rimanga perennemente sotto giudizio. È normale, o per tempi estremamente lunghi. Discorso che a me francamente pare un po' introspettivo, diciamo, rispetto alla categoria. Ma io poi mi chiedo, ma questi processi perché non si fanno? Cioè, ma si può dire, possono i magistrati ritenersi estranei al problema della durata dei processi? Cioè, insomma, la colpa è che non ci sono gli ufficiali giudiziari, vabbè. Cancellieri, amministrativi. Sono pochi magistrati, va bene, allora, ora l'ufficio del processo, ora viene fatto l'ufficio del processo, sono aumentati i cancellieri, le notifiche si fanno in via telematica, i magistrati mancano, vanno, gli organici dei magistrati vanno rinforzati, ma voglio dire, certamente gli altri elementi sono migliorati. Ora, a fronte del miglioramento di cancellieri, del numero dei cancellieri, del sistema delle notifiche, sono aumentate le sentenze? Allora, dico, l'idea che il tempo sia poco, non è giusto. L'idea che la magistratura possa dire che il problema della durata dei processi non è un problema suo, ma è un problema del legislatore, è una cosa che è sbagliata, perché una parte di questo problema ricade sicuramente su di noi e sulle nostre responsabilità. E perciò lei dice, allora come giudica? Ci sono dei magistrati che la prendono alle lunghe, sfaticati? Ma non è che si tratta di magistrati necessariamente sfaticati, non so se rende l'idea. Come, da che dipende? Guardi, un po', diciamo, voglio dire, c'è un problema organizzativo che va, diciamo, verificato. No, diciamo, di cui i magistrati devono farsi carico. Per esempio, qual è il grado di consapevolezza dei magistrati e dei presidenti delle sezioni di Corte d'Appello nella fissazione dei loro ruoli? Quanti sono i processi che derivano da appelli del pubblico ministero di imputati assolti in primo grado che sono in attesa di fissazione di udienza da 5, 6, 7 anni? Queste sono questioni che andrebbero approfondite. Quindi qua c'è evidentemente un problema di organizzazione del lavoro. Vabbè, questo andrà in un problema di organizzazione. 2025. Il problema di organizzazione del lavoro che ricade sul magistrato. Poi c'è un problema evidentemente anche di capacità di gestione dei processi, no? Capacità di gestione anche, diciamo, dei rapporti con gli avvocati, insomma, o dei rapporti con gli imputati, o dei rapporti col pubblico ministero. Insomma, io credo che in questo momento la magistratura, dalle vicende dello scandalo romano, ma da epoca ben precedente, la magistratura sia molto attestata su posizioni difensive, cioè che per evitare sostanzialmente di poter incorrere in esposti, denunce da cui poi derivano derivano quasi automaticamente, secondo me improvvidamente, una serie di conseguenze anche disciplinari, la maggior parte dei magistrati cerchino, come dire, di mantenere un profilo quanto più conciliatorio possibile, però purtroppo questo profilo non è, come dire, compatibile con
con la possibilità di gestire efficacemente quella che è la propria attività e il proprio Quindi ruolo di processo. Quindi lei è pro, va bene questa riforma, questo fatto dei 2 anni, questi tempi per lei non sono troppo stringati, no. Si può fare? Io dico questo, dico, i tempi possono forse anche essere troppo stringati, però io non riesco ad accettare l'idea che si possa dire che i tempi sono troppo stringati se non si dice contestualmente quali sarebbero i tempi non stringati. Perché se, dottoressa Cara, se per esempio lei mi dicesse, ma secondo lei qual è il tempo? Qual è il tempo? E se io le rispondessi 12 anni, secondo lei sarebbe una tesi praticabile? Cioè, no. È praticabile dire che una persona no. deve rimanere in attesa di giudizio per 12 anni? Facciamo la prova con lei. Lei quanti anni dice? Quanto tempo ci vuole per un processo, per diciamo che vada tutto bene, che compreso anche complicazioni eventuali che si possono trovare lungo il cammino. Quanto secondo me, voglio dire, io credo che 2 anni, va bene, per un processo, per una contravvenzione urbanistica, siano francamente un periodo ragionevole per essere giudicati. Ma non per la multa urbanistica, anche per processi importanti. Ma anche per un processo, voglio dire, di pubblica amministrazione, per un semplice processo di pubblica amministrazione. Ma guardi che i processi in appello durano pochissimo, non è che durano poco, non è che durano molto, durano poche udienze. Il vero problema non è quello della celebrazione dei processi, il vero problema è quello della razionalizzazione nella loro calendarizzazione, perché voglio dire, vengono fissati una serie di processi sostanzialmente o di scarsissima gravità o già prescritti o destinati a prescriversi sicuramente o comunque insomma francamente irrilevanti, e questi processi occupano lo spazio di altri procedimenti. Cioè, io francamente credo che uno Stato, un Paese serio, debba in qualche maniera porre un limite alla durata dei processi, e credo che la magistratura debba essere parte nella risoluzione di questo problema. Non è che sostanzialmente deve aspettare che il problema glielo risolvano altri. Questo è tutto. Certo, e che comunque i 2 anni a lei bastano. Secondo me non è che... Allora, il problema non è che bastano. Cioè, il problema non è che bastano. 2 anni che tutti posso... quanti si lamentano, dicono che anche il Presidente della Corte d'Appello di Napoli. Ma 2 anni possono bastare e possono non bastare. Se le cose continuano come stanno andando in questo momento, se le cose continuano ad andare come stanno andando in questo momento, sicuramente non basteranno. Vanno. Non basteranno mai per nessun processo se le cose continuano ad andare così. Quindi, se le cose continuano ad andare così, i processi sono tutti destinati a diventare improcedibili. Ma il punto è proprio che le cose non possono continuare ad andare in questo, modo. Questo è. Cioè, questo è il, bisogna svoltare. Bisogna svoltare. Procuratore, dunque sono passati 2 anni e mezzo dallo scandalo Palamara, abbiamo assistito tutti, e dunque è stato un po' un terremoto per la giustizia, un terremoto per il CSM. E secondo lei è cambiato qualcosa nella magistratura, nel CSM? Cattive lingue dicono hanno cambiato gli attori, ma le cose sono sempre le stesse. Cosa ne pensa lei? Guardi, io francamente non ho rapporti proprio frequenti con il Consiglio Superiore della Magistratura. Io devo dire la verità, credo che bisogna distinguere tra le correnti e la degenerazione correntizia. Cioè, secondo me, io non vedo nulla di strano che all'interno del Consiglio della Magistratura le persone in qualche maniera si associno, si raggruppino, sì, per comunanza di idee. Certo. E non mi pare neanche anomalo che, autonomamente, come è normale che sia, un determinato gruppo, va bene,
possa avere nella individuazione dei capi degli uffici una predilezione, una qualche predilezione per chi diciamo, è vicino, no? a una determinata visione culturale, diciamo, come dire, diciamo a una determinata propria visione culturale. Il problema è che, voglio dire, se ci sono delle regole, bisogna rispettare. Queste regole vanno rispettate. E in questi, noi abbiamo assistito alla continua elusione delle regole, diciamo, continuamente. Per la verità, diciamo, io devo dire, non è che diciamo, dopo le vicende romane il TAR abbia smesso di annullare provvedimenti diciamo, del Consiglio Superiore della Magistratura in tema di nomine di dirigenti. Però probabilmente il problema è quello, è quello della necessità di riscriverle queste regole. Il sistema elettorale va rifatto. Sì, ma vanno riscritte le regole, cioè diciamo, nelle nomine, perché quello è il punto fondamentale, delle nomine dei capi degli uffici giudiziari. Cioè vanno create delle regole, come dire, bisogna decidere sostanzialmente se dare al Consiglio Superiore della Magistratura una discrezionalità o se, diciamo, viceversa, come dire, codificare tutta una serie di indicatori al rispetto dei quali il Consiglio Superiore è vincolato. Sono due scelte. L'unica cosa che non si può fare, secondo me, è codificare gli indicatori, diciamo, ai quali il Consiglio Superiore della Magistratura deve adeguarsi e poi non rispettarli. È normale. Cioè, questa è l'unica cosa. Una cosa è sicuro che le correnti verso le quali tutti quanti hanno diciamo, un certo livore non si possono eliminare perché sono espressioni, come diceva lei, di pluralismo e quindi sono necessarie. No, ma francamente io le devo dire la verità. Io sono più, diciamo, insomma, io temo un Consiglio Superiore della Magistratura non pluralista. Così come temo, per esempio, un Consiglio Superiore della Magistratura dei sorteggiati, perché le esperienze concrete insegnano che diciamo, la depoliticizzazione, mettiamola in questi termini, diciamo, comporta il fatto che si sostituisce come dire, alla fedeltà diciamo, al privilegio dei fedeli del partito, no? che comunque, voglio dire, insomma, c'è una certa trasparenza, una certa democrazia, no? perché poi voglio dire, il partito al tempo stesso deve rispondere ai propri elettori di coloro che ha favorito. Certo. Invece a questa logica si sostituisce la logica della premiazione dei fedeli personali. Cioè, non so, io... Sì. Ma guardi, noi abbiamo visto, no, in questi anni di antipolitica, diciamo, in questo decennio di antipolitica, noi abbiamo visto diciamo, personaggi posti in luoghi delicatissimi perché erano i figli dell'amico della zia, insomma, cioè, rapporti di parentela, di conoscenza personale, ma anche francamente imbarazzante. Insomma, come dice il Presidente della Repubblica, bisogna eliminare le degenerazioni. Esattamente, bisogna eliminare le degenerazioni, ma soprattutto bisogna che il Consiglio Superiore della Magistratura faccia un ragionamento chiaro e francamente non ipocrita, insomma, cioè deve decidere. Se le nomine dei dirigenti devono essere discrezionali, allora che siano discrezionali e che il Consiglio Superiore se ne assuma la responsabilità. Se viceversa devono essere vincolate, che quindi devono corrispondere a dei criteri fissati dalle circolari e così via, cioè non si possono dettare i criteri e poi violarli. È normale. Allora, se devono essere vincolate e quindi devono corrispondere ai criteri, poi quei criteri devono essere rispettati. Questo giusto, è tutto. È giusto. E il suo ragionamento è fila come al solito. Signor Procuratore, io le avevo affidato una speranza mia e di tutti i cittadini di vedere, diciamo, assicurata alla giustizia il colpevole del sindaco Pescatore. Noi lo conosciamo, l'abbiamo seguito tutte le vicende, anche i telespettatori lo conoscono molto bene perché è stata fatta
fatto una fiction. Ecco, dopo 11 anni io so per certo, mi sono informata, che lei sta facendo del tutto, sta continuando indagini a Tappeto, ad Eboli, Agropoli, Casalvellino, San Mauro, è vero così? Per cercare il colpevole, che penso sia nell'ambito dello stesso luogo, a Ciaroli, insomma, più o meno. Guarda, su questa cosa io posso dire solo una cosa, cioè che è arrivato il momento in cui si sta stringendo, si sappia, in cui si, è arrivato il momento in cui si deve sapere quello che è accaduto. Io, ovviamente, io perciò ho affidato la cosa a lei, no, perché lei è bravissimo, no, insomma. Lo so. Dunque, il 5 settembre c'è stata la festa della speranza, 5 settembre perché è la data, sì, della morte del sindaco Pescatore, e è stata notata una cosa, che il 2020, dice, anno della pandemia, sono stati spesi 5 milioni in gioco d'azzardo, ergo... Da dove vengono tutti questi soldi? Anche questo è un altro campo da sorvegliare. E non c'è dubbio, lo so, questo è, tra l'altro... Dice, sì, da dove escono tutti questi, no, ma soldi? Ma questo costituisce peraltro oggetto di nostre specifiche attività, anzi devo dire la verità che la Procura di Salerno è particolarmente impegnata, diciamo, su questo settore. Ora poi il tempo, diciamo... Darà ragione. No, darà ragione, insomma, dimostrerà come qualcosa abbiamo sicuramente fatto e come ci siamo impegnati nel fenomeno del contrasto al gioco. Poi parliamoci francamente, questa attività di gestione del gioco d'azzardo è un luogo dove vengono riciclati capitali illeciti, insomma, provenienti dai traffici. Aziende a nero, tutte cose. Sì, provenienti da traffici stupefacenti e così via. E certo, io non voglio chiederle altro perché sicuramente lei saprà altro, è proprio per testimoniarle che io la seguo e sono sicuro che lei arriverà. Inutile che guarda l'orologio, sta guardando l'orologio perché sono scaduti i tempi, ecco, e lui deve andare via giustamente. E io la ringrazio per essere venuto da lì, io però non la lascio andare via senza averle comunicato che oggi è il mio onomastico. Ah, auguri. Io ho l'onomastico e sto rivolgendole un'intervista. E cioè, anch'io ho fatto il mio, ecco, sono felicissima di aver trascorso questo inizio di giornata, ecco, con la Madonna di Pompei. Approfitto di fare degli auguri a davanti tutti a tutti che gli si spettatori. Maria Rosaria, perché tutti fanno gli auguri la prima settimana la prima domenica di ottobre. Quando la prima domenica di ottobre si fa la supplica, lo vorrei spiegare, è San Gerardo, non c'entra nulla. Oggi è la Madonna. Ah, proprio. Veramente? Eh sì, ma oggi 7... è la Madonna di Pompei, è la 7 ottobre. Madonna del Rosario, è il 7 ottobre. La domenica precedente lo si fa per coinvolgere forse tutti quanti, non si va al lavoro, così. Ma è San Gerardo, allora a San Gerardo si fanno gli auguri, Gerardo. Invece, allora, tanti auguri. Grazie, mi fa piacere di aver trascorso l'inizio di giornata assieme a lei, perché lei lo sa che io la stimo tantissimo e quando ci sono queste cose importanti io ho bisogno della sua parola chiara. Vede, la prescrizione lei è d'accordo, quindi è importantissimo per noi ascoltarla. Grazie, grazie a tutti. Questa è casa sua, quando vuole io l'aspetto già da adesso. Va bene? Grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie, a voi buona serata.